Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha rivolto alcune battute a Beatrice Luzzi, suscitando una reazione inaspettata da parte della concorrente. Il conduttore l'ha chiamata ironicamente esperta di piumoni e l'ha citata mentre Carmen Russo raccontava di aver avuto un momento intimo con Enzo Paolo Turchi all'interno della casa. Dopo l'ennesima frecciatina, Beatrice ha perso la pazienza, esclamando: "Ma la smettiamo? Io lì dentro ho dato al massimo due baci." Dopo la puntata, Beatrice Luzzi ha lanciato una frecciatina su Twitter, indirizzata proprio a Signorini. Questo ha portato Valerio Staffelli a consegnarle il famoso tapiro d'oro di Striscia la Notizia. Durante l'incontro, Luzzi ha scherzato: "Io esperta di piumoni? Certo, detto da Signorini. Secondo me il vero esperto è lui." La consegna del tapiro d'oro a Beatrice Luzzi. In un comunicato ufficiale, Striscia la Notizia ha annunciato la consegna del primo tapiro d'oro, trapuntato, a Beatrice Luzzi, in riferimento alle battute di Signorini. Durante la puntata del Grande Fratello, il conduttore aveva scherzato con la Luzzi sul suo presunto coinvolgimento sotto le coperte con Giuseppe Garibaldi nella precedente edizione del reality. Valerio Staffelli ha intercettato Luzzi, che ha risposto con ironia alle domande, affermando: "Secondo me il vero esperto di piumoni è Alfonso. Sono sicura che l'ha detto con leggerezza, ma c'erano i miei figli in studio." Quando le è stato chiesto cosa fosse realmente accaduto tra lei e Garibaldi, Beatrice ha chiarito: "Non è successo niente sotto al piumone." L'ex concorrente ha poi concluso con una stilettata a Signorini: "Quando ho visto il tapiro tra le braccia di Alfonso e Cesara Buonamici, ho pensato che fosse il loro bimbo. Me l'hanno fatta pagare,